Kochani, więc tak, w pierwszym dniu naszych tych kongresowych rekolekcji, jak ich nazwałam, jesteśmy zaproszeni do tego, by celebrować miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania. Allora, bene, nei primi giorni di questi nostri incontri siamo invitati a celebrare la misericordia nel sacramento della penitenza e della riconciliazione. Papa Francesco ci ha invitato a proprio questo nella sua lettera Misericordia et Misera. E proprio lì il Santo Padre scrive che nella celebrazione qua sentiamo questo abbraccio del Signore che esce a incontrarci per ripristinare la grazia di essere di nuovo i Suoi figli. Vediamo quindi che il sacramento della penitenza è un incontro nel quale, in quanto peccatori, sperimentiamo la misericordia divina. E proprio in questa chiave vorrei assieme a voi vedere questo sacramento. Anche per la Suor Faustina, dalla quale esperienza spirituale vogliamo attingere in questi giorni, il sacramento della penitenza è stato un incontro con il Signore misericordioso. Sappiamo che la Suor Faustina si confessava spesso, Gesù Cristo stesso l'ha insegnata come vivere questo sacramento, cos'è questo sacramento, il che leggiamo nel suo diario. E proprio per questo, in questo posto speciale dove viveva e dove incontrava il Signore della misericordia, anche nel sacramento della penitenza, sappiamo che qua abbiamo anche il confessionale dove si confessionava, quindi è un bel ricordo degli incontri di San Faustina con il Dio misericordioso nel sacramento della penitenza. Per questo all'inizio del nostro incontro vorrei chiedere alla Suor Faustina di essere con noi qua presente. Crediamo che lei stia qua con noi. Santa Suor Faustina, ti chiediamo di supportarti, affiancarci in questi giorni. Crediamo che tu voglia farlo. Hai promesso tu stessa che una volta che passi al cielo potrai tornare qua a invitarci alla fiducia, e sappiamo che tu continui a voler farlo. Ti chiediamo di aiutarci a conoscere meglio il Signore, a conoscere la sua misericordia, anche la misericordia che possiamo sperimentare nel sacramento della penitenza al quale ci invita Gesù Cristo. Santa Suor Faustina, prega per noi. Kochani, wiemy, że sacrament... Sappiamo che il sacramento della penitenza e della riconciliazione è un posto speciale dove sperimentiamo la misericordia divina. Tanti di noi l'hanno sicuramente sperimentato diverse volte nella nostra vita, però credo anche che ci capiti di fare, no? di aderire a questo sacramento un po' perché ne siamo abituati, senza capire bene con chi ci incontriamo e cosa succede in questo sacramento. Per questo, usando l'esperienza della Suor Faustina, vogliamo rispondere un po' alle domande. Cosa succede e chi si incontra nel sacramento della penitenza, della confessione? Mi ricordo che anch'io un giorno, quando leggevo il diario, ho capito che anch'io a volte mi scordo che durante la confessione mi incontro con il Dio della misericordia, e per questo voglio condividere con voi quello che mi ha detto lo Spirito Santo, no? Di riscoprire questo sacramento. E quindi chi incontra chi? A prima vista potremmo dire che si incontrano una persona, non un cristiano, con un'altra persona, con un sacerdote.
dal quale si confessa. E questa è la realtà, questo è un elemento importante della Santa Confessione. Però sappiamo bene di non poter rimanere su questo livello, dobbiamo uscire sul livello della fede, perché solo lì capiamo quello che succede nello spazio dello spirito, quello che succede tra me e chi, appunto chi. Sappiamo che questa persona più importante con la quale ci incontriamo è il Signore. Una volta Gesù Cristo diceva a Faustina: quando vai alla confessione sappi che io stesso ti aspetto in confessionale, mi copro soltanto dietro il sacerdote, ma sono io che opero nell'anima. Lì la miseria dell'anima si incontra col Dio della misericordia. Lì alle anime, e quindi la miseria dell'anima si incontra col Dio della misericordia. Si incontrano la misericordia e la miseria. La misericordia è il Signore. La miseria siamo noi. Nel sacramento della penitenza incontriamo quindi, possiamo dire, il Deus Dives in misericordia, il Signore ricco in misericordia, il Signore del quale parla l'Evangelo, che è venuto sulla terra per cercare quello che c'era e che si è perso, che si sedeva al tavolo con i peccatori, che guariva le ferite del peccato. Questo Signore che incontriamo nel sacramento della penitenza è il nostro Redentore, che ha sacrificato la propria vita per noi, ci ha liberato dal peccato e ci ha dato una nuova vita. È colui che è il buon pastore, che cerca le sue pecore, lascia 99 giusti per cercare una pecora smarrita. E poi incontra tutto il cielo a festeggiare questo ritrovo della pecorella smarrita. Il Signore che incontriamo nella misericordia, nella penitenza, è il Padre della misericordia, come il padre della parabola sul figlio prodigo che esce sulla strada. Ecco, io lo vedo questo padre che tutti i giorni esce sulla strada con la speranza di trovare questo suo figlio, di ritrovarlo. E quindi guarda, cerca, aspetta questo suo figlio. E quando il Signore vede anche un piccolo atto, vede questo figlio che vuole comunque tornare, corre, gli corre incontro. E io, quando contemplavo il Signore che è presentato dal Vangelo, quello misericordioso che incontriamo nel sacramento della penitenza, dopo, quando ho guardato il diario, ho pensato: sì, questo diario della Suor Faustina è un eco della Vangelia. Di nuovo posso sentire il Vangelo in questo diario della Suor Faustina, infatti ho scelto alcuni frammenti che lo dicono. Infatti il Gesù Cristo dice: con la misericordia perseguo i peccatori e sono felice quando ritornano sulla mia strada. Mi scontro tutto quello che hanno fatto di male e sono felice del loro ritorno. Devi dire ai peccatori che li aspetto sempre, ascolto il battito del loro cuore perché batta per me. Sono la misericordia per le anime. La miseria più grande dell'anima non mi arrabbia, però mi commuovo, commuove il mio cuore quando vedo queste anime, le anime che ritornano. Quindi è questo il Signore che incontriamo nel sacramento della penitenza, il Signore che ascolta il nostro cuore aspettando che questo batta per noi, è il Signore che si ferisce i piedi per cercarti. Questo è il Dio che incontriamo nel sacramento della penitenza. E nei confronti di questo Dio chi si presenta? L'uomo che è la miseria.
Gesù Cristo sa chi siamo, sa che siamo la miseria, però non si sconvolge di questa nostra vita quando arriviamo da Lui nel sacramento della penitenza. Lui non dice che non è così, non ha detto a San Pietro quando gli diceva lasciami perché sono un peccatore, così come diceva Faustina, sono la miseria. E Gesù Cristo non ha mai detto di no, sì, lo sei, è vero, però allo stesso tempo solleva e diceva a Pietro non avere paura, da questo momento pescherai le persone. E a Faustina dice sì, quello che hai detto è vero, sì, sei misera, però mi è piaciuto fare l'opera della misericordia attraverso di te, che sei la stessa miseria. Diverse volte la convinceva, alla mia misericordia non fa nulla la tua miseria, più grande la miseria, più autorizzata alla mia misericordia. Sei la miseria? Ti senti la miseria? Forse parli come Pietro, come Faustina. Lasciami, Signore, perché sono un peccatore. Se dici, affida questa missione a qualcun altro, perché io spreco le tue grazie. Così diceva la suor Faustina. Però al Signore gli sta bene la tua miseria, basta che gliela restituisci. Il Signore vede di più della nostra miseria. Tra questa miseria vede il suo figlio che ha amato e che viene da lui nel sacramento della penitenza, pieno di peccati o che porta addosso questi peccati, vede il dolore, vede il nostro amore. E credo che noi possiamo dire che, così come una volta diceva a Faustina, così come a tutti di noi, le parole che ha scritto Anima, non avere paura del tuo Salvatore, io per primo mi avvicino a te perché so che tu da sola non sei capace di innalzarti fino a me. Non fuggire, figliola, dal Padre tuo. Cerca di parlare a tu per tu col tuo Dio misericordioso, che desidera dirti parole di perdono e colmarti delle sue grazie. Oh, quanto mi è cara la tua anima, ti tengo scritta sulle mie mani, sei rimasta incisa nella ferita profonda del mio cuore. Il Signore ci ama nonostante la nostra miseria e i nostri peccati, ci cerca e possiamo essere sicuri che i nostri nomi sono scritti sulle sue mani e sul suo cuore. Basta vedere l'immagine di Gesù Cristo che abbiamo qua. Quando lo guardiamo possiamo sempre ricordarci che i nostri nomi sono scritti sul suo cuore e sulle sue mani. Questo è il segno del suo amore verso tutti noi. E proprio quando veniamo al confessionale, quando veniamo alla confessione e diamo al Signore misericordioso la nostra miseria, possiamo incontrare il Dio misericordioso. E proprio qua succede qualcosa di straordinario, ossia il nostro peccato, le nostre debolezze diventano il luogo della sperimentazione dell'incontro col Dio. Per questo il Papa Francesco diceva che il sacramento della penitenza è un luogo speciale, perché è lì che noi, la misera, no? Ricordiamo la misericordia del Signore. Il sacramento della penitenza è un avvenimento nel quale agisce Dio, il Signore, è il primo che agisce in questo sacramento. Cosa succede quindi nel sacramento della penitenza? Cerchiamo di rispondere alla domanda: che cosa succede dentro di noi
Allora, quello che succede, che fa Dio dentro di noi, certo, sono tante cose, potremmo parlarne a lungo, però vorrei parlare delle azioni più importanti, ossia il perdono, la riconciliazione e la guarigione. Sappiamo che solo Dio perdona i peccati. Gesù perdonava i peccatori, lo leggiamo nel Vangelo, però sappiamo anche che questo potere è stato dato agli apostoli e ai suoi successori. E oggi ogni sacerdote, è solo un sacerdote che ha preso i voti, attraverso la Chiesa ci può dare il perdono divino nel sacramento della penitenza. Sentiamo ancora una volta queste parole che a volte nel sacramento della penitenza ci sfuggono o che magari non le sentiamo bene. Forse vale la pena di ricordarle di nuovo, queste parole del perdono. Il sacerdote dice: il Signore della misericordia, che ha unito il mondo con se stesso tramite la morte e redenzione di suo figlio, e ha mandato il Spirito Santo, che ti dia il perdono e la pace attraverso il servizio della Chiesa. Io ti perdono i tuoi peccati in nome di Dio, del Signore, del Figlio e dello Spirito Santo. È una formula che sentiamo tutte le volte quando andiamo al confessionale. Ci dice questa formula, no? Questa frase, che sì, possiamo pensare che il sacerdote che dice no, io ti perdono, e anche se lui lo dice nella prima persona, la misericordia viene dal Signore, la fonte del perdono è il Padre, e lo fa grazie al suo Figlio e al potere dello Spirito Santo. E proprio vista questa morte di Gesù, noi possiamo sperimentare la misericordia. E questa formula quindi della soluzione mi ha fatto capire che nel sacramento della penitenza noi sperimentiamo la misericordia di Gesù crocifisso. Incontriamo Gesù crocifisso. Figlia mia, dice Gesù Cristo, figlia mia, quando fai la confessione, quando accedi alla fonte della mia misericordia, sempre sulla tua anima cola il mio sangue e l'acqua che è uscita dal mio cuore. Questo sangue e questa acqua sono usciti dal fianco di Gesù Cristo nel momento in cui il soldato lo ha ferito. Ed è una cosa che noi proviamo, che noi sentiamo nella penitenza. Dobbiamo quindi capire che i nostri peccati feriscono il cuore del Signore. Il mio peccato è come la spada che ha ferito Gesù Cristo. E Gesù Cristo cosa fece in cambio? Quindi io ferisco col mio peccato il suo cuore, e lui mi paga con la misericordia. E di nuovo possiamo guardare l'immagine di Gesù Cristo ed essere sicuri che è proprio così. Noi lo feriamo e paradossalmente Gesù apre ancora di più il suo cuore e vediamo il sangue e l'acqua che escono fuori, e sono il segno della purificazione e della sua misericordia nei nostri confronti. Credo che se in realtà noi vivessimo la confessione in maniera consapevole, probabilmente sarebbero ben diverse. Noi potremmo ricordarci cosa succede effettivamente in questo sacramento, cosa fa per noi Gesù Cristo, qual è il costo del suo perdono, la sua morte, la sua passione proprio accettata per la misericordia, per l'amore per noi. Il secondo avvenimento
del sacramento della penitenza è la riconciliazione, che è strettamente legata al perdono. Sappiamo che tramite il peccato noi perdiamo l'unione con il Signore, ma anche l'unione tra noi stessi, no? Il nostro interno, quindi abbiamo bisogno di questa riconciliazione. Dobbiamo ottenere questo dono della riconciliazione. Sappiamo che Gesù crocifisso ha fatto proprio questo. La riconciliazione ci ha riconciliati con il Signore, ha distrutto questo muro che ci divideva dal Signore, e questo avviene anche nel sacramento della penitenza. E qua di nuovo ho sentito questa frase che lo stesso Gesù Cristo usa per il sacramento della penitenza: il tribunale della misericordia. Lo leggiamo diverse volte, no? Nel diario, il tribunale della misericordia potrebbe essere un po' strano, perché il tribunale è un organo giudiziario, no? Per stabilire quali sono le controversie, cioè esaminarle, eccetera. E allora perché Gesù Cristo usa proprio questo termine per il sacramento della penitenza? Ho pensato che forse in questo sacramento anche Dio deve esaminare qualcosa, no? Anche qua deve giudicare qualcosa. Cosa giudica quindi? Giudica o esamina quello che tutte le cose mi vengono perdonate. Posso riconciliarmi con Dio, con altre persone e con me stesso. Questa è la sua sentenza, no? Questa è la sua decisione che sta dietro il mio peccato. Quindi il tribunale della misericordia vuol dire che nel sacramento della riconciliazione il Signore mi comunica che la sua misericordia è maggiore della mia miseria, dei miei peccati, tutti i miei peccati, e che di nuovo posso vivere nell'amicizia con Lui. Non è una cosa sorprendente che il Signore ci ama così tanto, così tanto che la sua misericordia è maggiore della nostra miseria, e Lui vuole ricordarcelo sempre. Lui dice: è maggiore la mia misericordia della tua miseria e di tutto il mondo. Io non rifiuterò mai il cuore di un peccatore. Noi crediamo in questa cosa? Il Signore ci perdona, ci riconcilia con se stesso, però anche ci guarisce. Infatti il sacramento della penitenza è anche il sacramento della guarigione, la guarigione della nostra anima. Perché? Perché il peccato è una ferita che ci facciamo anche a noi stessi, sono le conseguenze del peccato che abbiamo commesso. Più grave è il peccato, più lungo è il peccato, più profonda è questa ferita. E il Signore desidera questi posti della nostra anima ferita guarire, appunto attraverso la confessione, il sacramento della penitenza. Non è una cosa automatica, a volte ci vuole più tempo, però il sacramento della penitenza, esercitato spesso, fa bene alla nostra anima. Suor Faustina ha detto in maniera semplice: andiamo a confessarci per guarire. E poi c'è un altro bellissimo frammento dove parla Gesù Cristo, il quale dice: di alle anime dove devono cercare la consolazione, cioè nel tribunale della misericordia. Lì avvengono i più grandi miracoli, che si ripetono continuamente. Per ottenere questo miracolo non occorre fare pellegrinaggi in terre lontane né celebrare solenni riti, ma basta mettersi con fede ai piedi di un mio rappresentante e confessargli la propria miseria
e il miracolo della Divina Misericordia si manifesterà in tutta la sua pienezza. Anche se un'anima fosse in decomposizione come un cadavere, umanamente non ci fosse alcuna possibilità di resurrezione e tutto fosse perduto, non sarebbe così per Dio. Un miracolo della Divina Misericordia risusciterà quest'anima in tutta la sua pienezza. Perché noi spesso, no, quando stiamo male, cerchiamo i medici, i migliori medici possibili, andiamo nei posti dove tante persone, no, hanno guarito, andiamo, facciamo chilometri con la speranza di trovare questa guarigione del Signore. Invece Gesù Cristo dice a Faustina e a tutti noi che noi abbiamo la possibilità di sperimentare il miracolo alla portata della mano. Non occorrono pellegrinaggi lunghi. Forse chi è venuto qua da Miami ha fatto un pellegrinaggio lungo, sì, qua fino a Wagivniki, però noi sappiamo che il sacramento della penitenza può essere sperimentato lì dove viviamo, dove ci sono i nostri sacerdoti, e lì ci sono i miracoli maggiori che si possono ripetere e ripetere nella nostra vita, quindi la guarigione della nostra anima. Abbiamo quindi detto che cosa è il sacramento della penitenza, quindi è un incontro con il Dio misericordioso. Sappiamo che il Signore è colui che agisce in questa penitenza, che vuole perdonarci, vuole riconciliarci con noi stessi. E guardiamo ancora noi stessi da parte del peccatore, del penitente. Cosa possiamo fare perché il sacramento della penitenza sia più importante, ci dia più frutti nella nostra vita spirituale? Sappiamo che la grazia del sacramentale viene data in ogni sacramento e deriva da Gesù Cristo. Ci porta il frutto sempre. Però dipende da quanto siamo aperti, quanto siamo disposti noi a ricevere la grazia. Più è quindi grande, più questo suo agire è fruttuoso. Allora, quindi, anche se la riconciliazione con la forza divina è efficace, ci guarisce, ci riconcilia col Dio, tuttavia la misura della grazia che ci viene concessa dipende dalla nostra disponibilità. Più questa disponibilità del nostro cuore è grande, più anche la grazia è grande, è ricca. La Suor Faustina ci insegna che l'atteggiamento fondamentale è quello di fiducia. Ce lo dice già Gesù Cristo nel Vangelo, ha ripetuto molte volte: alzati, la tua fede ti ha guarito. L'ha detto alle persone che hanno vissuto il peccato, ma poi hanno avuto il perdono. Quindi alzati, la tua fede ti ha guarito. Lui stesso ha invitato Suor Faustina a presentarsi proprio con questa fede nel sacramento della penitenza. Diceva sempre: ogni volta quando vai alla confessione sappi che io stesso ti aspetto in confessionale, mi copro soltanto dietro il sacerdote. Di alle anime che da questa sorgente della misericordia possono attingere le grazie unicamente con recipiente della fiducia. La fiducia è proprio la fede nella sua bontà, il suo amore misericordioso, la sua prontezza a perdonare. Il Giovanni Paolo II nella Dives et Misericordia ha detto: quando io credo nella misericordia infinita divina, crederò anche nel suo infinito potere di volontà di perdere. Nessun peccato limita questo potere, soltanto la mancanza di buona volontà e la prontezza alla conversione può porre il limite. Allora, in questa ostilità è la mancanza di fiducia.
Gesù ha detto molte volte a Faustina, ha detto che questa mancanza di fede mi ferisce di più. Se la mia morte non vi ha convinti del mio amore, che cosa vi convincerà? Questa fiducia si esprime anche nella umiltà, che noi siamo pronti a presentarsi davanti a Dio riconoscendo i nostri peccati. Se noi ci confidiamo in Dio, crediamo nella sua bontà, questa fiducia si espande ad altre nostre disposizioni. Per vivere bene la confessione, noi siamo invitati a negare i nostri peccati. Quando vediamo la bontà di Dio, quando ci confrontiamo con la nostra debolezza, con il nostro peccato, e vediamo quanto abbiamo sbagliato, quando ci siamo comportati male voltando le spalle a Dio, allora quando vediamo questa verità, quando capiamo che il nostro peccato è proprio voltare le spalle a Dio e Lui mai rinuncia a me, allora di nuovo io posso, nel sacramento della penitenza, posso riconoscere di essere peccatore e piangere i miei peccati. E questo è il dolore benedetto, sì, per aver ferito l'amore di Dio. Se io mi fido in Dio, se credo nella sua bontà, sono in grado di presentarmi davanti a Lui nella verità e confessare il mio peccato. Vuol dire che io sono responsabile del mio peccato e dico che dal mio cuore cattivo escono tutti i mali. Sì, la stupidità, eccetera, tutto il mio male, tutti i miei mali escono dal mio cuore, quindi sono io il primo ad avere bisogno della conversione. Quando noi nel sacramento della penitenza diamo il nostro peccato a Gesù, lui lo prende, sì. Gesù dice: fammi questo piacere di darmi tutte le tue miserie e io ti riempio di tutte le mie grazie. Allora nel sacramento della penitenza noi sperimentiamo una specie di scambio. Gesù prende da noi il nostro peccato e riempie il nostro cuore della sua misericordia, della sua grazia. E dice: mi meraviglia molto il fatto che le anime non vogliono fare questo scambio. Questo scambio è veramente molto positivo, molto buono per noi, perché noi peccatori non abbiamo altra salvezza che la misericordia. Bisogna soltanto credere in misericordia e credere che Gesù vuole veramente vuole offrirci la sua misericordia, la sua grazia. Io ho preparato molte altre parole, però le lascio allo Spirito Santo, che lui continuerà. Non so che cosa sentite, non so qual è la condizione dei vostri cuori, vostre anime. Spero che ognuno di noi possa scoprire di essere una miseria, di essere peccatore. Spero che queste parole vi permettano di vedere a noi tutti peccatori e che abbiamo bisogno della misericordia. È bene così, perché ogni apostolo che si mette nella stessa fila con peccatori, che non è migliore degli altri, è consapevole che lui è il primo ad avere bisogno della misericordia. Io
spero anche che quello che ci ha offerto, ci ha dato, trasmesso la Suor Faustina, ci ha permesso di vedere che la misericordia divina è molto più grande della nostra miseria, che ogni volta quando accostiamo alla confessione, alla penitenza, la nostra anima misera incontra la misericordia e i flussi di acqua e di sangue purificano e guariscono la nostra anima. E a questo invita oggi Gesù Cristo, ci richiama affinché noi gli permettiamo a operare nel sacramento della penitenza. Se sei pronto ad aprirti a questa grazia nel sacramento della penitenza, io ti voglio invitare alla preghiera che ha scritto Santa Suor Faustina. Allora, sì, cerchiamo di essere presenti con Gesù Cristo che è davanti a noi e chiede la nostra fiducia, il nostro amore, chiede se noi siamo pronti a confidare in Lui le nostre debolezze, i nostri peccati. Se vuoi puoi pregare con le parole di Suor Faustina. Hai vinto, Signore, il nostro cuore di pietra con la tua bontà, allora con fiducia e con umiltà mi avvicino al tribunale della tua misericordia, assolvimi con la mano del tuo rappresentante. Signore, io sento che è discesa la grazia e la pace nella mia povera anima, sento che la tua misericordia, Signore, è penetrata in me da parte a parte, mi hai perdonato più di quanto io osassi sperare, più di quanto fossi in grado di immaginare, la tua bontà ha superato ogni mio desiderio ed ora ti invito nel mio cuore, presa da gratitudine per tante grazie. Ho sbagliato come il figliol prodigo andando fuori strada, ma tu non hai cessato di essermi padre. Moltiplica con me la tua misericordia, poiché vedi quanto sono debole. Gesù, mi confido in te. Grazie per l'attenzione.